Jesus e oggi ci vedete con Clash Royale. Come vi ho detto dall'ultima volta, oggi useremo i vostri mazzi. E ho qua una lista, no, seriamente, ho qua la lista dei vostri mazzi che mi avete inviato. Sono delle cose uscine. Però lasciamo stare. E andiamo naturalmente a aprire un paio di baluli anche. Quindi apriamo subito il magico, direi, per iniziare. Barbari, Trio dei Moschettieri. Ho iniziato a usarlo. Non pensavo ci fosse l'epica, ci sono rimasto male. Uno specchio, non me ne faccio niente. Perfetto, altro magico. Niente, nada, niente che uso. Ok, prima di fare una parte di questi mazzi, volevo provare a farne una con questo mazzo che sto usando, è veramente forte. Sto ancora imparando a usarlo, però. Come potete vedere, uso carte a basso costo, che sono il cavaliere, i goblin lancieri, la valchiria e le frecce. Tutto il resto è incentrato su Pekka e Trio dei Moschettieri. L'estrattore naturalmente mi serve per fare e ottenere più elisir. È veramente utile nella sudden death l'estrattore, o dai 60 secondi quelli finali, perché veramente fate uno schifo. Sono arrivato a avere due Pekka e due tri di moschettieri giù io. Dall'altra parte questo povero Cristiano non sapeva più cosa fare. Ecco, l'unica Pekka, se lasciate dire, è la fireball. La fireball sul trio di moschettieri è una cosa sconvolgente. Ma apriamo il baule argento. Non scherzavo, c'è wifi che fa cagare. Un altro trio di moschettieri e altri 8 fieri. Cosa facciamo? Prima oro o da corona? Facciamo l'oro prima. Ok. 167 di oro, 5 tesle, 9 barbari, 12 scheletri, 3 estrattori schifo non fanno, no? Perché lo sto iniziando a usare. Baule della corona. Baule della corona. Quella. Grazie. 845 di oro, 3 gemme non mi fanno schifo, 2 giganti ma perché, 4 caserme di barbari ma perché, 51 barbari ma perché, la furia mi perseguita veramente. E a questo punto apriamo il baule magico. Avremo una leggendaria? No. Un domatore, lo ho schifo, 12 giganti royal, 22 barbari, 32, 5 maghi, 12 rama, ma che schifo! Un'epica che uso, il Pekka. Va bene, ce lo potevamo aspettare. Ce lo siamo aspettati, cioè lo sapevo, andiamo avanti. E poi adesso mi metto gli screen di un mio amico che ho trovato il mago di ghiaccio nell'argento e il giorno dopo ho trovato il super magico e nel super magico ha trovato il mastino lavico. Va bene, non è normale. Ok, vediamo di mostrarvi un attimo il mio mazzo. Cazzo, la principessa. Vedrei, facciamola avvicinare, fermiamola col cavaliere. Ha messo giù lei. Qua quante cose sta a mettere giù sta qua? Ok, almeno abbiamo la valchiria. E abbiamo subito un altro estrattore, quindi giù di estrattori pesanti. Anche lui ha buttato adesso per fare un estrattore. Ok. Adesso noi partiamo con la strategia principale, anzi aspettiamo ancora un pochino. Vediamo, quello lì però dovrebbe darmi uno di Lysir, perfetto. Giù di Pekka, ok. A questo punto, mentre il nostro amico Pekka arriva là in fondo e ci impiegherà veramente tanto, noi buttiamo giù il trio di moschettieri. Anzi, mandiamo il nostro cavaliere in avanscoperta prima. No, perché il Pekka è stronzo e lo supera. Adesso che hanno sparato, noi facciamo così. Buttiamo anche, non ho esili sufficiente purtroppo. Mi è morto il Pekka! Sparategli! Che cazzo sta succedendo qua? Sparata quell'infame! Perfetto. E se il trio di moschettieri arriva lì, comunque fa un casino di danno. Guardate quanto danno hanno fatto in pochissimo tempo. Adesso purtroppo si sta difendendo bene anche lui, e ci mancherebbe. Esploso un estrattore, ma non dubitate. Ok, adesso siamo nella sudden death. Pekka ancora. Le ha tirato una sleppa. Vediamo se spara, perfetto, ha sparato.
direi Valchiria qua. Ha buttato gli sgherri, quindi buono. Direi che il trio di moschettieri adesso schifo schifo non fa. Ok, e siamo in avanti. Direi anche un bel estrattore. Come ha fatto a ributtare giù i moschettieri, i cosi? Ma raga, che è? Allo specchio. No, morire così no. No. Veramente, vi fanno salire il male queste cose qua. Perché? E va bene. Hai vinto tu. Ah, niente. Purtroppo, come vedete, un mazzo che sto ancora imparando a usare e non lo so usare bene. Va bene, allora, direi di provare i vostri mazzi. Allora, uno di voi mi dice che usa. Costa un fottio questo mazzo. Costa 4.9. Come posso? 4.9 non ha nemmeno il l'estrattore. Vinco domani mattina. Vabbè, partiamo di ignoranza completa. Potrei anche tentare di beccare i barbari. Sì, il trio, cos'è? Mandiamo loro, forse loro li fermano. Manco per il ca... Ma manco! Ma guardateli! Ok, abbiamo tolto un po' di vita a quei tre moschettini lì, ma quando arriveranno faranno un fottio di danni. Altri sgherri, non li ho appena usati. Hai lo specchio, vero infame bastardo? Wow! Ed esplode 8 anni prima. Veramente, grazie. Il mago io come lo fermo? Beh, devo farlo distrarre, tipo. Non si è distratto. Oh, beh sì, dai. Mi tocca fare così perché sennò non ho il drago libero. Guardate, se riesco a pareggiare con un mazzo che non ho mai usato, è già una conquista. Sì, però dai! E quelli li abbiamo fermati. Ma chi è? Hai lo specchio, l'ho capito, ma non è normale. Dai, pecca, rallenta un po'. Quarantasette secondi a resistere? Diciamo che... No, non manco morto, vero? E ti pareva. No, ragazzi, fate dei mazzi di merda. 39! Stiamo a scherzare, spererei. Questo è il mio compagno di scuola, lo odio, ti giuro. Torre Inferno? Ok, io so che questo è un troll deck, ma... Ma mi devi volere male, cioè, non ho proprio possibilità di vincere. Tanto visto che dovrei migliorare un fottio di cose, ma tanto visto che devo perdere, perdo, cioè, nel senso. C'è dentro la furia, vero?
No, ho sbagliato io, c'era dentro qualcos'altro. Ah, c'è dentro la furia, ho messo la furia. E partiamo di pecca. Cioè l'unica cosa che posso fare è sperare che muoiano male. Sono morto. Ho già perso una corona. Molto bene. Sono quelle cose che proprio fanno bene al cuore. Vai col gigante royale, già che ci siamo. E vabbè così. No, dai, non può essere così stronzo. Scossa, scherzo! Perché vi consigliate i mazzi di questo tipo? Giusto perché dovevo perdere, vero? E cosa ti devo dire? Ammazzami! Wow! Wow! Non ho commentato niente, state dicendo. E che cosa commento? Esattamente. 40 trofei. La ma. Lo uccido. Questo qua è un mio compagno di classe. Io lo uccido quando torno a scuola. Lo uccido. Ah, magari se ho tempo volevo far vedere un modo magari in cui si usa quel mazzo lì. Questa qua è durata tantissimo con Matthews. Tanto c'è un amichevole lì a caso, ma non ho voglia di accettarlo. Ve lo faccio vedere per quattro perché è durato veramente tanto come replay. Vi faccio vedere un attimo come andrebbe usato questo mazzo. Vedete, tre dei moschettieri che contrasta. Lui è stato bravo qua, però io avevo le frecce, quindi un po' di danni li ho fatti. Ho già giù due estrattori che fanno il loro sporco lavoro. E qua si parte. Pecca. Anche lui pecca. Io quando prima la Valchiria e poi anche loro per rallentare un po', tre dei moschettieri hanno fatto il loro lavoro. Poi ci danneggiamo un po' a vicenda. Qua li lascio passare gli spear perché tanto non ha senso fermarli. Qua c'è stato uno scambio veramente difficile, nel senso che se vedete nessuno di noi riesce ad averla meglio perché abbiamo sempre le stesse strategie. Poi qua io mando giù due pecca, me li ferma in una maniera mostruosa, mamma mia. Qua devo rifermare la mongolfiera. Non riescono ad arrivare. Altre frecce. È durata tantissimo. Come vedete siamo i supplementari già. E nessuno di noi riesce ad avere la meglio. Tanto il pecca esplode. Un secondo prima di tirare la cosa. Qua abbiamo pecca Valchiria. Qua la situazione si fa pesante con tre estrattori. Un altro pecca, un'altra Valchiria. E qua ragazzi la Valchiria fa il suo lavoro. E tanto il pecca è arrivato per ultimo. Quindi ragazzi direi che se questo video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video dove consigliatemi dei mazzi decenti. Io sono in Arena 7, non potete farmi giocare con un mazzo così. Ah, e ammazzerò Albelava, quindi farò un video per quando lo ammazzo. Quindi, bella ragazzi!